toccatele. Neanche per il futuro? Perché se non vengono toccate, perché non è possibile toccarle entro fine anno. Quindi rimangono, i bollettini rimangono come erano l'anno scorso. I bollettini rimangono. Allora sono state aumentate da quello che pagavano l'anno scorso, dal commissario, rispetto all'anno scorso. Adesso l'anno scorso non abbiamo chiesto la retroattività, quello va. No, abbiamo, sì, noi non abbiamo chiesto la retroattività, quindi però da settembre. Da settembre si mantiene la retroattività del commissario. Quello del commissario, quindi. No, perché dal primo di gennaio, questa però è un'ipotesi politica da questo punto di vista, andremo a un abbassamento della rete, questo è un impegno nostro. È un impegno questo che dà, perché penso che in questo periodo qua di famiglie che hanno bisogno, mi pare che ci sono anche meno iscrizioni, secondo me andrebbero incentivate, visto che sono arrivati anche dei soldi, potrebbero distribuire. È un impegno. Comunque, chiudendo il discorso, insomma, volevo queste precisazioni più che altro per capire bene come avete mosso la manovra. Sostanzialmente ci sono delle cose positive, perché ho visto che comunque al di là delle spese distribuite per gli automezzi, per la manutenzione del cimitero corretto, mi sembra anche che siano state poste con un certo criterio. Io punterei tanto adesso anche per il futuro di considerare le esigenze delle famiglie, le esigenze della popolazione, perché siamo andati a coprire un pezzo degli oneri di urbanizzazione che potevano essere una criticità, però adesso possiamo anche permetterci di vedere qualcosa in più anche per la parte del sociale. Mi sembra, io comunque dico subito, mi pronuncio per un'astensione, non condivido che non siano stati presi subito in considerazione le rette dell'asilo, i servizi, insomma, quelli verso le famiglie, perché non vanno contro in un periodo di crisi alle esigenze e al fabbisogno che potrebbero avere loro. Comunque questa manovra, a parte non salvaguardare queste cose, in complesso potrebbe andare. Per me questo è. No, per quello che ho potuto capire e vedere, perché poi è una sorta di numeri veramente esagerata. Queste è stato detto in premessa che è una disposizione in materia di federalismo fiscale, no? Quindi un aumento delle entrate da parte del Comune di Novara, anche delle diminuzioni che sono state fatte, aumento delle entrate intendo pagina 1, 358.582 euro, oppure 373.000 riportati sotto, a fronte delle diminuzioni che ci sono comunque state. Se facciamo il conteggio di quelle che sono state le entrate in aumento e le riduzioni, c'è una differenza di 282.000 euro. Quindi, da questo punto di vista, le disposizioni in materia di federalismo fiscale funzionano. C'è stata un'assegnazione e un'erogazione, quindi questo è un fondo di cassa, no? Cioè sono soldi che sono già arrivati all'interno delle casse comunali. Ho visto l'assegnazione e l'erogazione di società di fondi radiali, un aumento, un surplus che avete indicato anche voi di 192.400 euro, e poi quindi diciamo così che da questo punto di vista in questo anno avete avuto la fortuna che il governo ha fatto questa disposizione in materia di federalismo fiscale e avete introitato queste maggiori entrate. Poi dobbiamo considerare anche un'altra cosa importante a mio avviso, che è questa.
nel primo, no? Prego, dai. No, non è una fortuna solo nostra, è no, una fortuna. Qualsiasi... una fortuna, è una fortuna delle... Sì, no. Di chiunque... Sì, sì, sì. Ho detto una fortuna dal punto di vista... Sì, no. Amministrativo, che... diciamo sì, va, sì, no, va, così sembra quasi che ce l'hai con noi, no? No, no, va, va distribuita a tutti i cittadini che pagano meno dopo forse. Vabbè. Poi un'altra cosa importante secondo me è sempre il primo foglio, il decreto legislativo su premi e sanzioni approvato dal Consiglio dei Ministri in corso di iter parlamentare, dove dice che prevede il limite massimo alla imputazione del fondo di riequilibrio per il mancato rispetto del patto di stabilità pari al 5% delle entrate correnti registrate nell'ultimo bilancio consuntivo. Beh, e questo è un altro dato fondamentale, perché la sanzione passa da 987.000 euro, mi sembra circa più o meno, diciamo così originariamente, a una modifica che è stata fatta in questi mesi e che è in corso di rielaborazione, come hai espresso tu prima, quindi potranno esserci anche ulteriori entrate, e se noi andiamo a fare il conto del 5% delle entrate correnti registrate nell'ultimo bilancio, arriviamo ad una cifra quasi di 300.000 euro. Quindi a fronte dei 987.000 euro di sanzione che era, diciamo, prevista per il sforamento del patto di stabilità, voi attualmente avete una sanzione di 300.000 euro. 400.000 euro, ma non so, ho chiesto gli uffici, mi hanno detto. No, no, io sto dicendo che la sanzione, cioè la sanzione dovuta allo sforamento, la sanzione originale, diciamo, dovuta allo sforamento del patto di stabilità, era di 987.000 euro, mi sembra. A seguito di questa, di questo decreto legislativo sui premi e sanzioni, non è quello che è stato riportato qua, se noi andiamo a fare il conto del 5% delle entrate correnti, arriviamo a 300.000 euro, mi sembra. Beh, vabbè, comunque andiamo a meno della metà. Sei contento con la pasta, la cogliessi un po'. Ah, sì. Bravo. Bravo. No, sta bravo il governo che ha fatto un decreto legislativo sui premi e sulle, e sulle sanzioni. Sì, dai. Ecco. Volevo sottolineare un'altra cosa che, vabbè, poi io non voglio, si potrebbe entrare anche un po' nel merito di tutta questa serie di, diciamo, di numeri che sono anche un po' difficili se uno non ha competenza in materia di riuscire a capirli. Sottolineavo il fatto che questo surplus di 192.400 euro, secondo me, una parte di queste maggiori entrate poteva essere destinato ad esigenze sociali e familiari, visto, diciamo così, l'aspetto economico delle famiglie che fanno fatica ad arrivare a fine mese. Quindi una parte di queste entrate, a mio avviso, poteva essere utilizzata per esigenze sociali o legate nello specifico per le famiglie. Basta, non ho altra... Non entro, ripeto, nel merito dei numeri, perché ho già chiesto di competenza, l'ufficio mi è stato fornito di tutto il necessario. Grazie. Buonasera a tutti. Allora, permesso che... Se è possibile, chiederei al sindaco, anzi chiedo al sindaco, perché non viene il dottor Ferraro a spiegarci questi numeri qua, perché insomma, così almeno evita figure anche il sindaco per spiegare numeri che magari non sono... Ferraro ti spiega adesso. No, adesso. No, vabbè, vuol spiegare perché? No, Ferraro. Ah, Ferraro. Ah, Ferraro. Dove? Era sconteso, scusa, pensavo. Per arrivare, aspetta, dalla raccolta. No, un minuto, insomma. Chiedevi di Ferrari. Sì, sì, proprio. Tu prima, sindaco, hai detto la manutenzione del cimitero, si può sapere che cosa è stato fatto, cosa si farà la manutenzione del cimitero? Ah, ok, passato, vuole rispondermi adesso, no, scusa. L'assessore prima Brunelli ha detto 140 chilometri al giorno sono stati tagliati, giusto?
Non è che magari dopo i bimbi aspettano 20 minuti, mezz'ora, un'ora in più, la cioè che il servizio è garantito. Eh beh, certo. No, sì, no, no. Il, come ti ho detto questa mattina nella conferenza di Capogruppo, no? Ti ho detto che secondo me il bilancio di previsione è stato visto come un libro dei sogni sostanzialmente, perché è stato le sovrastime che è enorme, come appunto anche l'onere dell'organizzazione. Cioè il bilancio di previsione deve essere realistico, insomma, deve fare una previsione, ma insomma, la previsione che abbia tutto sommato un senso, insomma. I 190.000, i 192.000 euro in più, anch'io spero che vadano nella direzione del sociale per un momento molto particolare, persone che insomma hanno con riva mia insomma, a fine mese hanno problematiche serie e quindi insomma sarebbe il caso di destinarle effettivamente a queste sul sociale. Io mi fermo qui perché sostanzialmente vorrei veramente quest'altra volta che c'è una variazione che venisse vado a Ferrara a spiegarcela, perché qua non so che voi io sono un genio, forse anche duro, ma in mia no, però anche persone competenti in materia hai fatto di galezza. Io lo dico mio. Grazie mille. Sì, sulla storia della presenza di Ferraro c'è un problema tecnico, devo dire che il dottor Ferraro 1 o 2 non si chiama. È ampiamente disponibile tutto il giorno per tutti i consiglieri. Ha un problema che non ha la macchina. Abita a Mantova e avrebbe dovuto fare lo stop per venire qua. Quindi da questo punto di vista non era per dire perché è un ecologista. Il problema non è questo, stamattina era stato a disposizione, so che avete parlato, nell'incontro del capogruppo, il consigliere Moretti era ferratissimo sulle cose, quindi da questo punto di vista evidentemente c'è stato un momento poi nel pomeriggio in cui mi impegno a fare una relazione se i bambini hanno aspettato molto poco all'interno in seguito alla ristrutturazione del servizio, quindi dare una. Per quanto riguarda il cimitero sono state fatte piccole, in questo momento sono state fatte piccole manutenzioni che riguardano alcuni punti in cui c'erano delle abitazioni maggiori, abbiamo fatto un ulteriore stanziamento che non è sicuramente sufficiente per riuscire a fare, abbiamo avuto un rientro di personale di un dipendente che era in malattia, che a cui è stato dato l'incarico preciso dalla regione di tutte le convenzioni cimiteriali per riuscire poi ad andare a controllare ulteriori fondi per riuscire a fare un'ulteriore manutenzione. Mi farò carico di trasmettere al commissario la nota che ha fatto un libro dei sogni. Bene, non ci sono ulteriori interventi. No, una precisazione, la stessa domanda che veniva venuto sulla presenza di Ferraro, lo ponevo anch'io qualche anno fa con Nicolassi che. Non lo so se tempo. Sì, la base sì, è sempre quella. Vabbè, comunque sarebbe importante avere anche una presenza di tecnici, non sempre è possibile, siamo in un momento anche molto restrittivo, però capisco da parte vostra perché le stesse difficoltà le avevo io nel leggere i bilanci, tante volte non schematici, quindi sarà intenzione mia di spingere, diciamo così, sia Ferraro sia il sindaco che ha detto appunto a bilancio, a fare delle tabelle eventualmente più comprensive che non abbiate queste difficoltà. Poi per quanto riguarda il momento del consiglio comunale, alcune cose possono essere risolte anche di giorno, cioè parlando con gli uffici. Voi siete consiglieri comunali, quindi avete libero accesso agli atti e agli uffici a parlare col personale, perché è importante anche questo, insomma, perché delle volte magari si rischia.
rischia di perdersi in discussioni qui in consiglio e magari su una cosa che si può risolvere durante il giorno delle crisi. Chiaro che non possiamo rimanere là delle ore a fare una testa così dipendente, però se avete dei dubbi o qualcosa, magari anche prima del consiglio si può analizzare. Questo è un invito che vi faccio, però insomma forse si vuole approfittare meno. Comunque la sintesi del bilancio della tabella, secondo me, speriamo andando avanti di avere sempre cose più schematiche e più intuitive per tutti, per voi e per, chiaramente anche i cittadini che rappresentate. Per quanto riguarda i 192.000 euro che entrambi i consiglieri hanno detto su Sicilia, è chiaro che la nostra intenzione è anche il primo posto è quello di far star bene i cittadini e soprattutto di dare una risposta a quelli che hanno più bisogno di noi magari, che si trovano in difficoltà. Però ecco, non è che abbiamo soldi in più, sono soldi che ci servono eventualmente per rientrare nel patto, perché se noi riusciamo a fine anno a rientrare, è grazie anche a questo, sì, ma non ne hai in più da poter, se dovessero essercene in più, oltretutto, vi dico anche questo, ci sono ditte a Nogara, al di là di quello che si è detto qualche anno fa in questa sede, che le ditte di Nogara che avevano fatto i lavori sulla piazza erano state tutte pagate e invece no, ancora del primo stralcio abbiamo ditte che sono venute con le loro fatture regolari e dobbiamo ancora pagare, quindi non è che abbia risolto i problemi del mondo con questi soldi. Purtroppo la situazione di quest'anno, la situazione degli anni scorsi, anche se a fine anno magari dovessero avere un risultato più positivo del previsto, non è detto che poi ci sia questa grande disponibilità, cioè sono anni abbastanza duri e bisognerà fare i conti con dei bilanci abbastanza restrittivi. Per quanto riguarda il cimitero, ecco, questo è uno per esempio dei casi, noi avevamo un accordo con la ditta Duomi di Mantova che provvedeva tutto lei a quello che era la manutenzione del cimitero, il taglio dell'erba, pulire, svuotare i cestini e tutto il resto. Beh, intanto io mi riallaccio a questo, farei anche un invito ai cittadini che purtroppo usano impropriamente dei cassonetti, soprattutto uno dietro il cimitero appunto, per buttare le notizie personali, no? Siccome lì andrebbero solamente i fiori secchi, i residui verdi, no? E poi Cisi recupera questo enorme cassone, diciamo, e lo porta presso l'isola ecologica. Beh, lì troviamo rifiuti sparsi un po' dappertutto, cioè la parte dietro il cimitero, quella che guarda per intendersi il campo sportivo, c'è questo cassone. E lì qualche civile, direi, no, prende le notizie di casa e le butta vicino a questo cassone. Quindi si dà del lavoro in più e in più non dà decoro a quello che è il cimitero, anche se è la parte dietro, però c'è un portone ed è comunque la seconda entrata, quindi alla fine non è bellissimo quel che si vede. E comunque le manutenzioni, diciamo così, ordinarie, quindi una volta alla settimana, andranno ai nostri stradini con delle attrezzature adeguate a tenere pulito il cimitero, almeno da qui fino a fine anno, poi vediamo, quindi abbiamo ristretto anche lì. Per dichiarazione di voto? No. Volevo fare anche un'altra considerazione che mi sono dimenticato prima, stavo leggendo gli appunti che ho fatto. Sembra un po' legata al discorso sociale, però era più che altro su qua, cosa ne pensa la maggioranza su questo. E fino a qualche tempo fa per i ragazzi, soprattutto per quelli delle medie, che mi ricordo anche quando andavo a scuola io, c'era un servizio di libri scolastici, cioè l'amministrazione faceva un po' da fonte. Mi risulta che quest'anno non ci sia. Voi avete, forse prima tu, che forse ne sai anche di più, avete intenzione di ripristinarla? Avete intenzione di lasciare le famiglie che le comprino a sé? Abbiamo verificato che le famiglie acquistano i libri con maggior sconto rispetto a quello che li acquistavamo noi. Quindi avete più convenienza, hanno più convenienza le famiglie ad acquistare privatamente perché ricevono più sconto. Hanno già verificato. Sì, a me non risulta la stessa cosa. A me il rappresentante dei genitori, per esempio, delle scuole medie mi ha dato conferma che hanno acquistato i libri con uno sconto inferiore. Quindi abbiamo lasciato logicamente allora volevo capire per fare un giro. Quindi c'è un risparmio. Bene. Se non ci sono altri interventi, mette votazione.
Pezzi e Montenegro. Sì. Punto 3. Sì, vi chiedo che mi diate l'eseguibilità, favorevoli. Unanimità. Sì. Punto 3. Abbiamo convenzione per il Comune di Nogara e il Comune di Grado Veronese per la sostituzione di un ufficio per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche. Invito l'assessore a esporre. Beh, come quello che avete trovato in cartellina, si tratta praticamente di un accordo tra il Comune di Gazzo e il Comune di Nogara. Gazzo è già andato in Consiglio Comunale su questo argomento, noi ci andiamo questa sera. Praticamente, parole povere, tra quello che ci siamo trovati di dato negativo per lo scorrimento del patto di stabilità, c'è stato anche quello dell'accorpamento dei settori. Sapete che prima erano 5, ora sono diventati 4 quelli attuali. Praticamente lavori pubblici, edilizia privata, edilizia pubblica sono stati accorpati in un unico capo settore. Cosa ha comportato questo? Ha comportato un'impossibilità da parte nostra all'interno del Comune di poter firmare quei documenti che hanno necessità, perché si trovano, diciamo così, in zone vincolate dal paesaggio, ad essere firmate al nostro interno, cioè non abbiamo più quella possibilità che avevamo prima, avendo due uffici, di poter un ufficio controllare e l'altro praticamente firmare. Adesso dobbiamo valerci della collaborazione di un altro paese, abbiamo scelto Gazzo perché è più vicino e perché aveva il problema, diciamo così, analogo al nostro, si poteva fare con qualsiasi altro paese comunque. E quindi noi andremo in questo caso a prendere in mano le pratiche di Gazzo, firmarle, e Gazzo farà altrettanto. Quindi avete visto anche in cartellina che non c'è nessun sforzo economico, perché chiaramente una mano lava l'altra in questo caso, e quindi dobbiamo fare questo accordo per accelerare, tra virgolette, anche la pratica, che è diventata veramente pesante, perché mentre prima si mandava in regione e trascorsi i giorni la pratica veniva finita di ritorno, adesso c'è un'altra variante, e cioè la regione ha dato disposizione alla provincia di provvedere a questo piano paesaggistico, però cosa succede? Che la provincia non ha i mezzi per poter soddisfare le esigenze, quindi ci si trova sempre con questo maledetto muro di gomma dove si manda avanti una pratica, però di ritorno, perché dicono sì, è vero, dovremmo farla noi, ma non abbiamo le competenze, non possiamo farla, non abbiamo personale, non siamo attrezzati, non sappiamo niente. Ecco, quindi dobbiamo arrangiarci, la legge ci dà la possibilità di fare questo tipo di accordo, e quindi questa sera noi andiamo a dire sì con il nostro Consiglio Comunale a un accordo che poi verrà firmato, diciamo così, dal sindaco di Nogara e dal sindaco di Gazzo, e quindi avremo la possibilità di operare anche con questi dispositivi paesaggistici. L'unica cosa che volevo sottolineare è che mi sembra l'accorpamento di due settori, no, lavori pubblici, edilizia pubblica, edilizia urbanistica privata, è stato fatto quando? Dalla commissaria. Cioè, marzo, dicembre 2011. Sì, cioè praticamente si sono ridotte tra virgolette le spese, perché accorpando il capo settore non c'era maggiore sforzo da parte comune, però l'indica perché ci troviamo con dei maxi, chiamati così, no, capi settore, che però non hanno alcune possibilità tipo questa, no? Cioè noi, avendo la dottoressa De Luca come unico capo settore, non può firmare. Diciamo, quello dal punto di vista tecnico, ben compreso anche perché l'avevo spiegato in un'altra capigruppo. L'unica cosa che mi sento di dire è che da marzo 2011 è stato, insomma, effettuato, modificato il settore. Magari questo ufficio poteva essere fatto un po' prima. Poteva essere fatto un po' prima, il problema non era nostro, perché eravamo pronti purtroppo già da tempo. Il problema è stato legato anche un po', dico qua, al segretario di Gazzo, che quando noi eravamo pronti un paio di mesi fa a fare questo tipo di convenzione, ha detto ma noi prima di settembre non andremo in consiglio, quindi rischiavamo di andare in consiglio noi, vincolarsi con un paese che poi magari andava in settembre oppure non si andava, quindi dovevamo far combaciare più o meno le date per essere sicuri che anche loro
Sono stati sentiti anche altri comuni? O sono stati sentiti anche altri comuni, però devono avere un problema, dicevo prima, analogo al nostro. Abbiamo sentito per esempio Socà e ha detto noi saranno. Credo stia lavorando. Per dire, ecco, cioè, è un argomento un po' particolare e quindi magari qualcuno si è già avanzato, qualcun altro può farlo al suo interno e anche noi possiamo fare qualcosa per farlo, per noi era un problema che non esisteva. Prima se fuori divisi non posso fare, perché esatto. Altro. Infatti se noi andassimo a dividere i nuovi settori potremmo farci un'autonomia, cioè non farebbe più questa. Intanto noi l'abbiamo fatta fino a fine anno, se vi ricordate, no? Poi può essere prorogata, però abbiamo dato una data fino a fine anno perché poi vediamo cosa succede. Solo una precisazione. Ok, questo accordo qua mi sembra comunque che sia una soluzione transitoria e temporanea alla fine, se quello che capisco, cioè nel senso che l'obiettivo che di tutto consiglio comunque, visto che Nogara comunque è un paese abbastanza complesso, che i due uffici si ritornino a strutturarsi nella... c'è qualche possibilità oppure... diceva il sindaco, cioè chiaramente dove vediamo che ci sono delle situazioni che creano problemi, cerchiamo insomma di verificare, dividere di nuovo, se possibile. Sì. Su questo vorrei anche dare, scusate, un'indicazione, perché dobbiamo sempre ragionare sul doppio binario parallelo, su alcune cose che vorremmo fare e su quelle che possiamo fare. Nel senso che non è che domani mattina andiamo lì e diciamo abbiamo diviso il settore, che bello. Questo vuol dire che gli apicali hanno degli obblighi, ma hanno anche dei riconoscimenti che sono finanziari da questo punto di vista, che hanno dei minimi, cioè non è che se danno 200 euro siamo contenti, ma sono dei minimi che sono contrattuali stabiliti per legge, quindi la suddivisione dei servizi comporta, che poi è il motivo non è che il commissario volesse fare il male di Nogara, chiaramente, il commissario ha fatto una serie di valutazioni sue legittime, dicendo di dire che c'era bisogno di accorpare i servizi, quindi di accorpare i settori, quindi di andare a una riduzione dei costi, e l'ha fatto con questo obiettivo, da questo punto di vista, quindi credo la prassi ha dimostrato che qualche problema c'è. E quindi io credo che il problema sia come ritornare, come fare in modo che questo non sia eccessivamente oneroso. Credo sia anche il problema di verificare se non solo questo settore ha bisogno di essere rivisto, ma magari altri settori abbiano bisogno di ulteriori accorpamenti, e questo va fatto non di imperio, ma con una verifica anche sindacale, con una verifica di confronto con le maestranze, e quindi da questo punto di vista bisognerà andare a verificare per arrivare anche a degli accordi, da questo punto di vista, perché probabilmente, dico, se faccio l'ipotesi, se in questo momento i tre apicali prendessero 10.000 euro l'uno, se ne facciamo 4 bisognerà ragionare che qualcuno magari prenderà un po' meno, se ne facciamo 5 ancora meno, se ne facciamo 6 ancora meno, così via. Quindi, ecco, quindi da questo punto di vista si vanno a toccare anche sensibilità economiche, che vanno verificate, e comunque ci si sta lavorando, quindi noi speriamo che in termini di tempo ragionevoli possa andare. Comunque in sostanza mi sembra un buon accordo, io lo approvo. Bene, grazie. Prego. Bene. Favorevoli? Sì. Immediatamente eseguire anche questa. Favorevoli? Servizio di segreteria, approvazione convenzione per la gestione di forma associata tra i comuni di Trascala e Nogara, come ho già detto, l'accordo dovrebbe essere di un terzo, due terzi, quindi 12 ore Augusto Ferraro sarà da noi e 24 ore sarà a Enzo della Scala. Devo anche dare atto che questi primi momenti in cui ho lavorato a Scavalco c'è stata tanta disponibilità, ho l'impressione che abbia lavorato anche qualche altro tipo, no? Però sono poi... Perché è pagato e quindi io credo che...